Primo posto la squadra italiana nella specialità delle clavette, nella finale delle clavette. Continua Daniela. Noi conosciamo le ragazze, sappiamo che sono molto attente, quindi nonostante gli errori ormai non ci preoccupiamo forse più di tanto, però l'attenzione deve essere sempre altissima. E adesso in pedana l'Ucraina, un'altra delle temibili avversarie dell'Italia, Ucraina che ospiterà ad agosto i mondiali di ginnastica ritmica. Finale, un esercizio che ha trovato un attimo di esitazione da parte dell'Ucraina, mentre dovremmo essere pronti anche con il punteggio della Bielorussia che ha preceduto questa esibizione dell'Ucraina. 16.700, dunque le nostre ragazze rimangono in testa alla classifica, siamo a metà strada, lo ricordiamo, questa finale a 8 delle clavette, mentre si danno il cambio al Kiss and Cry, scendono le ragazze della Bielorussia e salgono le ragazze dell'Ucraina. Isabella, allora, dicevamo ancora piccole imperfezioni anche in questa esibizione dell'Ucraina. Sì, soprattutto nella parte che abbiamo notato subito in diretta, dove è previsto il superamento della ginnasta, ma il lancio era troppo corto, quindi è proprio caduto addosso alla ginnasta che doveva essere superata, quindi per evitare appunto di pestarla ha dovuto frenare, e le frenate logicamente è chiaro che non fanno parte dell'esercizio e non possono neanche figurare così bene. Però nel complesso sicuramente l'esercizio dell'Ucraina ha avuto non tanti errori, ha molti spunti divertenti e ben studiati.